troviamo nel mio canale YouTube. Allora ragazzi, sono arrivato stasera con col secondo episodio di Gold Rush, Cercatori dell'Oro, dove ci eravamo lasciati con la prima lavorazione con la canalina tutto manuale. Vi ricordate che andavo sia a pescare la terra qua con la nostra pala che a prendere i secchielli dell'acqua per fare il lavaggio della terra e vedere se le pepite si fermavano nel tappeto. Oggi andremo a fare più o meno la stessa cosa, però sicuramente andremo a farlo in un modo un po' più automatico. Intanto avremo un lavaggio con l'acqua che... Ciao Marco, ciao bello, ben arrivato Marco. Avremo un lavaggio in automatico perché andrò a piazzare una pompa. Adesso vediamo un attimino il nostro libro, il nostro giornale di bordo, ragazzi. Un attimino. No, scusatemi. Allora, giornale di bordo. Allora, noi abbiamo fatto nel primo episodio, io ho fatto il primo grado che siamo andati in banca, abbiamo affittato l'appezzamento, poi abbiamo preso l'attrezzatura che ci serviva e abbiamo fatto il primo episodio manuale. Oggi andremo a fare come se lucido Goppai. Eh sì, no, non fa cappello Marco, basta cappello. Oggi andremo a lavorare nella stessa canalina, però facendo qualcosa in più, mettendo qualcosa di più in automatico. Andremo a servirci della pompa dell'acqua a motore, mettendo tutti i vari tubi, comprando il filtro, insomma tutto quello che ci serve, ragazzi, perché ci occorre, vedete, ci occorre la pompa dell'acqua piccola, vabbè, i tubi per l'aspirazione dell'acqua e il tubo per la mandata dell'acqua nella canalina, il filtro per non aspirare la terra, giustamente, altri due tappetini, la tramogina che andremo a mettere al posto dell'altra, perché questa tramogina, come vedete, dietro c'ha l'attacco per il tubo dell'acqua, e andremo a mettere una specie di espansione di canalina in modo da avere quattro tappeti, ragazzi. Perciò io direi di non perdere tempo, ci rechiamo subito in negozio o al magazzino, come lo vogliamo chiamare, così facciamo questi acquisti. Allora, siamo già in macchina. Ciao Petrucca, ciao bello, ben arrivato Petrucca. Eccoci qua, molliamo il freno a mano e ce ne andiamo dritti dritti in negozio, ragazzi, e andiamo a prendere quello che ci serve, ragazzi. Chiaramente io sto facendo passo per passo. Ciao Nico, ciao bello, ben arrivato Nico. Sto facendo passo per passo proprio per chi ha voglia magari di comprarsi sto gioco e capire un attimino le funzioni. Non vado a saltare, intanto ho preso una bella botta, non vado a saltare o a prendere diciamo subito i mezzi grossi, voglio fare passo per passo in modo che così tutti vedete cosa consiste questo gioco qua, in cosa consiste questo gioco. Omar, ciao bello, ciao ragazzi, sono passato per un saluto, la nave me la guarderò domenica che avrò più tempo. Tranquillo Omar, mi fa piacere che sei passato, un abbraccio grande Omar, grazie ancora. Sei appena rientrato già esci? No, non è... Allora ragazzi, ci dirigiamo verso il nostro magazzino, l'emporio dove andiamo a comprare tutti i pezzi. Tra l'altro ragazzi, occhio perché stanno ributtando fuori su VMAX le puntate di Gold Rush. Io ne ho beccato una ieri sera, spettacolo ragazzi. E tra l'altro c'è una puntata dove il ragazzo, quello giovane con la barbetta, lavora proprio su di una canalina, ragazzi. Sì, sono d'accordo Marco, gioco spettacolare, veramente bello, veramente tanta roba. Allora io qua, ragazzi, che facevo sempre il giro, Marco mi ha consigliato che non c'è bisogno di salire dove salivo io e tirare giù da qua, chiaramente ha ragione. Ciao Pietro, ben arrivato Pietro. Ecco, dovevo prendere l'altra strada, però fa niente, dai, così arriviamo direttamente. Eccolo qua, questo è il nostro magazzino, ragazzi, siamo arrivati. Allora ci fermiamo la macchina. Ok,
Chiaramente ci abbassiamo il pianale perché dobbiamo caricare della roba e andiamo in negozio a vedere tutto quello che ci serve, ragazzi. Tutto quello. Questo è l'emporio, non so se vi ricordate, siamo già venuti qua a comprare la roba. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere la pompa piccola dell'acqua, che dovrebbe essere, eccola qua, pompa piccola. Facciamo per ordinare, quantità giustamente una, aggiungi. Poi ci serve la tramoggia dove va attaccata la pompa. Vediamo un po'. No, questa è senza pompa. Canalina di scolo con la pompa. Ok, perfetto. Prendiamo questa, ragazzi. Aggiungiamo una. Perfetto. Dobbiamo prendere chiaramente altri due tappetini perché dobbiamo aggiungere l'espansione, che è questa. Vedete, estensione per la canalina di scolo. Dunque la prendiamo, quantità sempre una. Perfetto. I due tappetini che dobbiamo aggiungere, perciò ce ne prendiamo subito due. Uno, due, aggiungi, perfetto. E poi dobbiamo andare a prenderci i tubi, ragazzi, i tubi dell'acqua. Uno per l'aspirazione dell'acqua dal ruscello, che sarebbe questo. Vedete? Aggiungi. Ok, e poi il tubo di mandata che aspira dalla pompa, cioè la pompa con la pressione manda l'acqua all'interno della tramoggina dove buttiamo la terra. Dunque andiamo a prenderne ancora uno, ragazzi. Aggiungi, dovremo avere tutto, ragazzi, dovremo avere tutto. Facciamo un riassunto veloce, andiamo a vedere se abbiamo tutto. Allora, ci dice di prendere la pompa piccola, il tubo grande di aspirazione che è quello rosso, il tubo di mandata sulla canalina che è quello verde, il filtro. Ah no, il filtro dobbiamo andare a prendere. Il filtro, ragazzi, ci siamo dimenticati, mi sono dimenticato il filtro. Allora, il filtro dovrei trovarlo da queste parti. Ragazzi, vediamo un po'. Eccolo qua, eccolo qua. Ne prendiamo uno. Aggiungi, perfetto. E adesso ce ne andiamo alla cassa, ragazzi. Dobbiamo caricare un po' di roba, eh? Dobbiamo caricare un po' di roba. Tanto andiamo a pagare. Allora, usa. Perfetto, tutta la roba che abbiamo preso. L'unico due è quello del tappetini, perché chiaramente ci servono i tappetini. Niente, abbiamo tutto, ragazzi. Ordiniamo. Ok, perfetto. Allora, Marco mi dice, poi controlla perché il tubo piccolo non si può attaccare. No, no, si può attaccare, fidati Marco. Ciao Gianluca, ciao bello. No, no, si può attaccare Marco, fidati. Allora ragazzi, andiamo fuori e andiamo a vedere se riesco a caricare tutto. Allora, chiaramente prima andremo a mettere la pompa. Ah, aspetta, aspetta, mi sono dimenticato ancora una cosa, ragazzi, il bidoncino della benzina. Perché dobbiamo anche rifornire la nostra pompa. Allora, ok, aggiungi, andiamo a pagarlo alla cassa. Perché senza, chiaramente senza benzina la pompa non va, ragazzi. Ok, ordina, perfetto. Ok, dovremmo avere anche il bidoncino. Vediamo? Sì, c'è anche il bidoncino. Allora, ragazzi, io incomincio a caricare la pompa dell'acqua. Eccoci qua. La carichiamo sul nostro pick-up, pian pianetto. Allora, facciamo che l'appoggio qua e poi salgo. Vediamo se riesco a salire. Ok. Dopo la riprendo un attimo. Ok. Così la mettiamo qua davanti. Perfetto. Ok. Poi andiamo a caricare la nostra tramoggina. Ragazzi, vedete che dietro c'è il tubo per attaccare il tubo dell'acqua. Dunque avremo una cosa un po' diversa rispetto al primo episodio che ho fatto, ragazzi. Allora, anche questa la buttiamo sul pick up, vediamo se riesco a salire. Ok, ce l'ho fatta. Buttiamo qua così. Ci sta? Sì, perfetto. Buttiamo anche l'espansione della canalina, che è questa qua. Ok. Andiamo a buttare da questa. No, dall'altra parte, ragazzi. Qua ho messo, vediamo un po'. Sì, dall'altra parte. Cerchiamo di caricare un po' più o meno tutto. Ok, perfetto, anche questa c'è stata. Dunque, allora ci mancano il tubo grosso,
che questo serve per aspirare l'acqua, ragazzi. Adesso andiamo a vederlo. No, non mi piace come è messo, se no non riesco a chiudere. Allora, siamo così. Passo qua di fianco. Ok, perfetto, ce l'abbiamo messo. Poi andiamo a prendere il tubo verde, che questo serve per la nostra canalina. Lo buttiamo da questa parte, che qui abbiamo un po' di spazio. Ok, perfetto. Adesso andiamo a prendere il filtro. E chiaramente, ragazzi, ci vuole un po' di pazienza a caricare, perché adesso le prime fasi sono un po' tutta roba manuale. Poi chiaramente quando si incomincia a usare i mezzi la cosa cambia un attimino. Però insomma, facciamo passo per, almeno io voglio fare passo per passo, ragazzi, così. Ripeto, chi dovesse prendere l'idea di andare a prendersi il gioco, perlomeno vede come si svolge all'inizio. Ok, tappetino messo, mettiamo l'altro. Allora, poi dobbiamo andare a fare un po' di benzina per la nostra pompa col bidoncino. Ok, anche quello messo. Carichiamo il bidoncino e dovremmo aver finito, ragazzi, eh? Dovremmo aver finito. Ok, perfetto, chiudiamo tutto e saliamo in macchina, ragazzi. Tiriamo via il freno a mano, facciamo un po' di retromarcia. Allora, Pietro mi dice: Marcello, solo per curiosità, scrivi mappa Alaska disponibile altre mappe? Sì, chiaramente sì, chiaramente sì. Chiaramente le altre mappe poi dovrei affittarle o comprarle. Comunque adesso all'inizio siamo su questo territorio che ci ha dato un affitto Arnold, da quello che ho capito. Però ci sono anche altre mappe. Ragazzi, faccio un salto a caricare un po' di benzina nel bidoncino perché ci serve per la nostra pompa dell'acqua. Dunque andiamo a prendere un po' di benzina. Dove sto andando? Fermati, fermati, torna indietro un pelino. Tanto ragazzi, guardate come guida col braccio fuori, tamarrissimo. Però ci sta, dai. Ok, allora, spegniamo. Ci prendiamo il nostro bidoncino. Ok, perfetto. Ehi, devi venire qua, Ciccio. Allora, ti metto qua in terra. Prendiamo la nostra pistola di benzina, andiamo a mettere. Si è rovesciato il bidone. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse gli ho dato una botta io, può essere, ragazzi. Ok, riprendiamo la nostra pompa di benzina, andiamo a metterla qua. Ok, io non so quanto ce ne sta, proviamo così, fa il rifornimento. Non so se è pieno, adesso andiamo a vedere, ragazzi, un attimino. Vediamo cosa dice, perché c'è un. Allora, sulla lattina, ragazzi, no, è metà, vedete? È metà. Dunque non è pieno, ne mettiamo ancora un po', ragazzi. Allora, mettiamo ancora un pelino, onde evitare. Ok. Vediamo se ce la fa mettere. Perfetto. Adesso in teoria dovrebbe essere pieno, ragazzi, vediamo un po'. C'è il segnale rosso nel bidoncino. Ecco, vedete, il segnale rosso vi dice che il bidoncino è pieno. Adesso carichiamo nel nostro pick-up e ce ne andiamo in campo, così montiamo il tutto, ragazzi. Ok, perfetto, ragazzi. Mettiamo in moto, tiro il freno a mano e ce ne andiamo in campo. Con l'attrezzatura che ci siamo presi. E questi caricamenti, ragazzi, dobbiamo avere un po' di pazienza perché ci sono, almeno che non mettono a posto con qualche aggiornamento, però insomma, dai, il gioco appena uscito ci sta, ragazzi, ci sta alla grande. Allora, io posso anche girare da qua, se non mi ricordo, ma sì, esatto, che io prima passavo da un'altra strada. Marco me l'ha fatto notare. E allora ho cambiato strada. Con una tanca carichi circa 4 volte. Ah, buono, buono. Buono, buono.
fa il pieno al pick up, sì, e fra un po' dovremmo fare anche un po' di gasolio al pick up, se no rimaniamo a piedi, ragazzi. Allora, ce ne andiamo verso il nostro appezzamento, ragazzi. Io sento anche gli animali, sento qualche lupo che sta ululando. Speriamo di arrivare un attimino con la luce, così vi faccio vedere tutto. Al massimo, ragazzi, mandiamo avanti il tempo, vediamo un attimino. Ok, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Ce ne torniamo indietro, in modo da andare. Eccoci qua, piano piano, prima che mi ribalto. Qui poi c'è, si stringe la strada, ecco qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ciao Carlo, ma figurati Carlo, guarda che sono appena arrivato anch'io Carlo, ero a lavoro, sono uscito e mi sono messo a fare la live. Subito. Allora, eccoci qua arrivati ragazzi. Ci siamo. Allora, ci fermiamo qua, mettiamo il freno e spegniamo la macchina. Allora ragazzi, tanto abbassiamo qua. Qui, ok. Questa vabbè la scarichiamo subito, la portiamo di là. Eccoci qua, qua è dove la canalina dove avevamo lavorato il primo episodio che ho fatto. Allora vabbè, tanto anche se si ribalta non ce ne frega. La prima cosa che facciamo ragazzi, smontiamo la tramoggina. Ok, tiriamo via questa tramoggina perché non ci serve, visto che dove mi è caduta? Ah, eccola qua. Visto che mettiamo quella con la portata dell'acqua, momentaneamente la abbassiamo qua. Allora andiamo a prendere la tramoggina, se riesco ragazzi. Ok, eccola qua, e andiamo a montare la nostra tramoggina subito. Infatti, mamma mia, ma ti immagini, nella realtà sarebbe uno spettacolo ragazzi. Allora montiamo la nostra tramoggina, ok, già montata. Poi ci andiamo a prendere l'espansione, oddio, la canalina un po' più lunga, eccola qua ragazzi, e montiamo anche questa. Se capisco dove sto passando, ok, ce la siamo, eccoci qua, perfetto. E qua già abbiamo, vedete, abbiamo aggiunto la tramoggina dove dietro andrà attaccato il tubo dell'acqua. Qui abbiamo aggiunto, ciao Alessandro Biancone, ciao bello, ben arrivato. Qui abbiamo aggiunto un altro pezzo di canalina, andiamo a mettere anche i tappeti adesso ragazzi. Andiamo a prendere i nostri tappetini, che sono dietro, eccolo qua, uno è questo, se riesco a prenderlo. Scivolo, porca miseria. Oh, ce l'ho fatta. Allora, andiamo a mettere il tappetino, ragazzi. Dunque andremo a lavorare con 4 tappetini, e non sono più 2, ma 4. Piazziamo anche questo, ok, perfetto. Andiamo a prendere l'altro, ce ne manca ancora uno. Vabbè, prendiamo la pompa dell'acqua e cominciamo a portarla di là. Eccoci qua. Ce la possiamo mettere tranquillamente qua così. Io la poggerei anche qua. Ok, perfetto. Poi ci prendiamo il tappetino e dopo mettiamo tutti i tubi che ci servono, ragazzi. Oggi ora a go-go, dice Marco. Sì, diciamo che il caricamento della terra rimane sempre a mano ragazzi, l'unica cosa che cambia è che abbiamo il lavaggio in automatico. Ok, perfetto, ho messo anche l'altro. Poi andiamo a prenderci il nostro tubo grosso, eccoci qua ragazzi, che lo attacchiamo, uno lo attacchiamo chiaramente alla pompa. Perfetto, e questo lo lasciamo momentaneamente qua ragazzi, un attimino. Andiamo a prendere il nostro filtro,
Eccolo qua. Ok. Lì montiamo il filtro prima di andare a pescare l'acqua. Certo che sarebbe fighissimo poter fare un multi. Eh sì, fare un multi sarebbe. Ma infatti io pensavo che lo mettevano anche multi. Sarebbe stato bellissimo, guarda. Ecco, lì montiamo il filtro, ragazzi. Ok, montato il filtro chiaramente per non aspirare anche la terra. Andiamo a prendere la nostra pompa e la buttiamo in acqua. Ecco qua. E qua siamo già a posto. Adesso dobbiamo attaccare l'ultimo tubo, ragazzi, che è questo verde. Ok, lo prendiamo. Lo portiamo qua dalla nostra pompa e ce lo attacchiamo. Se riesco. Allora, aspetta, eh. Ok, perfetto, e questo lo andiamo ad attaccare chiaramente nella tramogina. Eccoci qua, ragazzi. Perfetto, tubo attaccato, ragazzi. Adesso buttiamo dentro la nostra benzina. Facciamo il pieno alla nostra. Ok, è pieno. Perfetto, mettiamo la nostra lattina qua, che per il momento non ci serve. Vediamo, proviamo a metterla in moto per vedere se funziona tutto, ragazzi. Proviamo a metterla in moto. Ecco, come vedete l'acqua sta già scendendo. Vedete? Vedete che funziona tutto, ragazzi? L'acqua sta già scendendo, adesso noi dobbiamo solo buttare la terra. Dunque vado a prendermi la nostra pala. E incominciamo a buttare dentro. Ecco, quello che facevamo nel primo episodio. Ciao Chris, me ne è arrivato Chris. Quello che facevamo nel primo episodio, che era quello di fornire sia la tramogina con la terra che la tramogina con l'acqua con i secchi, questa volta facciamo solo la terra manualmente, ragazzi. Vedete? Il lavaggio ci pensa a farlo la pompa dell'acqua. Andiamo a buttare la terra, chiaramente tenendo sempre l'occhio, vabbè siamo appena partiti, poi il manuale ci metteremo un po', ragazzi. Però insomma, pian pianino, vediamo un attimino. Allora, vediamo se. Ok. Ecco, questo per quanto riguarda, ragazzi, le prime fasi iniziali di questo gioco. Piano piano vedete che le cose poi da manuale incominciano a diventare un po' più automatiche, diciamo, un po' più. Ecco, così già risparmiamo di prendere le secchiate d'acqua dal ruscello. Vediamo un attimino come siamo messi. Benzina ne abbiamo, l'acqua sta funzionando. Chiaramente ci vuole un po' di pazienza anche con la pala, però insomma ragazzi le fasi iniziali sono queste. Abbiamo già trovato una pepita e poi andremo a vedere se. Fai arrivare il tappeto almeno al 30%, sì beh chiaro, certo. Poi andremo a vedere di trovare le pepite, ragazzi. Io continuo a buttare la terra dentro, ragazzi. Perché così tanto il lavaggio non ci disturba più, visto che abbiamo messo la pompa dell'acqua, è una cosa in meno che dobbiamo fare, ragazzi. Vediamo un attimino se si comincia a vedere qualcosina. Allora. Poi, mano a mano che io andrò avanti con gli episodi, ragazzi, chiaramente. Le cose incominciano a diventare un attimino più carine, nel senso che andremo a usare qualche mezzo, cominceremo a usare i mezzi per scavare tutto quanto, però io sono voluto partire dall'inizio proprio per farvi vedere, secondo me è bello partire subito dall'inizio per vedere un attimino come uno si può creare, tanto devi fare i soldini, affittare i mezzi, insomma chiaramente un po' di soldi li devi avere, se no non riusciamo a fare niente.
per trovare Pepito di andare in Sicilia. No, qua non lo trovo Pepito. Ecco, questo per quanto è intanto, come vedete, già il primo oro nei tappeti sta arrivando. Vedete gli angoli dei tappeti che cominciano a essere dorati, non so se ci fate caso. Ok, andiamo sempre a buttare la nostra terra. Ne facciamo un po', ragazzi, eh? Vediamo, la benzina intanto comincia a calare, 89%, ragazzi. Ecco che sta incominciando ad arrivare, anche, mi sa che fra un po' piove. Facciamo almeno il 30%, ragazzi, così facciamo un po' di soldini, eh? Ok, andiamo avanti a scavare. Poi una volta che arriviamo al 30%, il mio compito sarà quello di andare a lavare i tappetini. Arrivo Pietro, un attimo, arrivo subito. Allora, Pietro mi dice, tu pensi a scavare? Io noto la deformazione del terreno, che restano i solchi. Sì, beh, chiaramente sì, chiaramente sì. Ma questo succede, io ho visto anche un altro video dove addirittura arrivi alla roccia, arrivi proprio alle pietre. Se vai fino in fondo a scavare, arriverai fino a un punto dove non ti fa più prendere la terra, che sarebbe il fondo in pratica. Vuol dire che lì non puoi più scavare. No, sotto questo profilo è fatto bene, perché si vede che tu stai portando via della terra. Ok, ok ragazzi. Allora, andiamo avanti a buttare un po' di terra. Come nella serie, esatto, bravo Marco, come nella serie. Tra l'altro ragazzi, ve lo dico, la stanno ridando la serie, occhio a Di Max, perché la serie la stanno ridando tanta roba. Tanto come andiamo a vedere un po' nei tappetini se si vede qualcosa, non perché c'è il flusso dell'acqua, chiaramente, però dai. Poi volendo ragazzi c'è sempre il discorso. Ciao Dino, ciao bello, ben arrivato Dino. Allora, votiamo. E magari qui, magari sarebbe così semplice in Italia trovare l'oro. Andremo a fare tutti questo lavoro. Sicuro, guarda. E allora, Carlo mi dice, sì, ogni giorno la guardo su Di Max. Non basta il gioco, anche la serie, è uno spettacolo. Io lo seguo da tanto tempo, la sto seguendo. Allora, quanto siamo? 29%. Vabbè, andiamo un po' avanti, ragazzi, andiamo un pochino avanti. Poi c'è anche il discorso, ragazzi, volendo, c'è anche il discorso che se non volete viaggiare con la pala, come abbiamo fatto l'altra volta, possiamo anche riempire un secchio, eh? No, ho sbagliato, scusatemi. Ok, ecco, volendo potete riempire il secchio e andare a vuotare il secchio là nella tramogina. Ok, vedete, io adesso raccolgo il secchio, mi avvicino alla nostra tramogina. No, mi è caduto, porca vacca. Allora lo vuotiamo. Ok, vedete? E votate col secchio. Ciao Mario, ben arrivato. Io vado avanti, allora, vado avanti con la pala perché facciamo un pelino. Andiamo a buttarne ancora un pochino, ragazzi. E poi andiamo a prendere i tappetini. Poi chiaramente la prossima volta andremo a vedere ancora un metodo diverso. Pian pianino ragazzi vi faccio vedere tutto, pian piano. Sì, beh, se vai a guardare sì, perché vai direttamente. Ora che stai lì a riempire il secchio, a togliere la pala, a riprendere il secchio, fai prima così.
Io ho acquistato il gioco, ecco, grande, grandissimo Mario. Mario si è comprato Gold Rush. No, ragazzi, io lo consiglio perché comunque è un bel gioco. È un gioco, una simulazione di gioco, un po' come Farming Simulator. E poi, ragazzi, 24 euro, dai, 24 euro, considerando che i giochi costano 60-70 euro. Insomma, 24 euro sono abbordabili, a parer mio. Poi chiaramente, ragazzi, ognuno fa i conti nelle proprie tasche, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, 24 euro secondo me è un prezzo anche abbastanza buono, dai, per il gioco che è. C'è anche la modalità classica, chi è stretto ora a fine stagione vince. Sì, l'ho visto, ma infatti io sono partito un attimino tranquillo per far vedere il gioco a chi non l'ha mai esercitato, chi non l'ha mai fatto. Volevo far vedere tutti i primi passi, capito Carlo? Compa, per quello sono partito così. Però volendo ci sono le sfide, c'è la modalità difficile, ti puoi mettere in competizione con gli altri. Ci sono varie modalità di gioco, ecco, volendo. Io ho scelto di partire un attimino con le prime armi anche per coloro che... non ho preso ferro. Che magari si affacciano la prima volta, ecco. Questo intendevo, ragazzi. Così accontentiamo un po' tutti. È un gioco di pazienza, ve lo dico subito ragazzi, un gioco di pazienza, dovete avere pazienza, fare le cose giuste, con tranquillità, senza stare lì a innervosirvi ragazzi. Perché mano a mano che si va avanti, poi chiaramente i pezzi da unire sono sempre di più, le cose da fare sono sempre di più. Sì, dai, arriviamo a 50, poi mi fermo, ragazzi. Tanto facciamo un po' di soldini. Allora, quanto siamo? 44%. 4 tappeti, ragazzi. Pochissima, non va bene. Ah, la devo vuotare, anche se ne prendo poca, la devo vuotare lo stesso. Attenta a cavolo che ti frega a loro. No, compà, dai, non fregarmelo loro. Allora, Petrucca mi dice, ma con tutto questo oro almeno un anello a Giulia glielo compri, sì. Grande Petrucca. Sì, ragazzi, devo fare anche un regalo a mia moglie. Allora, 46%, arriviamo a 50, ho detto, dai, no. Ok, continua a pescare. Quanto siamo? 47, ancora un pochino ragazzi. Ok, e qui ci sarà un bel fosso che sto facendo, chiaramente. Ok, ancora un po', quanto siamo? 47%. Stasera compa, stai attento che vengo con gli escavatori e domani mattina non trovi più nulla. No, dai ragazzi, la mia palettina poverina. 48%. Poi chiaramente ragazzi, prima o poi anche io arriverò a usare l'escavatore, però ripeto, voglio fare passo per passo, così vediamo tutti assieme cosa ho raccolto. In pratica non ne ho raccolto, ragazzi. Allora, ci spostiamo un po' da qua. Ok, quanto siamo? 49%, l'ultima ragazzi. Ok, perfetto. Allora, intanto andiamo a spegnere la nostra pompa dell'acqua. Ok? Ok, come vedete l'acqua adesso non scende più perché io ho spento la pompa. Poi ci prendiamo un secchio, lo andiamo a riempire d'acqua, veramente. Ok, lo appoggiamo qua, se riusciamo ragazzi, speriamo che non si ribalti. Ok, e cominciamo a prendere il primo tappetino ragazzi, eccolo qua. Dobbiamo fare questo lavoro qua, vedete? Pratica tutta la terra e le pepite che sono andate a depositarsi nel tappetino le ha scaricate dentro il secchio. Lo rimettiamo a posto, guardate la differenza tra quello appena lavato e quello che ancora devo lavare. Andiamo a prendere il secondo tappetino, anche questo lo buttiamo dentro il secchio.
Ok, rimettiamo a posto anche questo. Ci mancano gli ultimi due. Eccoci qua. Ok, allora Petrucca mi dice: ma c'è un modo per appiattire il terreno? È pieno di buchi ora. No, no, ma non è un problema. Guarda che non è un problema, perché poi io vado avanti, non lavorerò sempre su questo terreno qua, Petrucca. Dopo io con i mezzi mi sposterò in un altro terreno. Il posto di lavoro non è sempre questo, ragazzi. I primi passi sono qua, poi dopo da qua ci spostiamo. Io non andrò neanche più a usarlo questo terreno. Quando incomincerò a usare i mezzi, ci spostiamo in un'area un po' più grossa. Adesso siamo venuti qua al primo terreno. Compà, che ho condiviso la live sul mio gruppo. Grandissimo Carlo, grazie compà, grazie, grazie, grazie mille. Allora, l'ultimo tappetino, ragazzi, ok, lo mettiamo a posto, perfetto, ci prendiamo il secchio e andiamo a cercare le nostre pepite, ragazzi, nella nostra tenda laboratorio, diciamo, ragazzi. Eccoci qua, adesso entriamo dentro la tenda, pian pianino, ok. Sempre sul petto, grazie, ma ci mancherebbe, Petru, quando posso aiutarvi a darvi un'informazione lo faccio volentieri, come lo fate voi con me. Ci si dà una mano a vicenda, Petruca, ci mancherebbe. Allora, versiamo il primo, il secchio ce lo mettiamo qua in disparte che non disturba. Andiamo a prendere il nostro piatto e cominciamo la ricerca delle pepite, ragazzi. Chiaramente devo abbassarlo un po' nell'acqua, ok? Come vedete, le prime pepite incominciano a uscire. C'è il bulldozer per spianare, mi dice Carlo, ragazzi. Poi chiaramente i mezzi ci sono. Andremo a vederli piano piano, ragazzi. Man mano che io vi porto l'episodio, vi farò vedere tutto chiaramente. Ecco, vedete le prime pepite che stanno uscendo. Versiamo un po' di acqua. Andiamo avanti a fare ancora un po' di movimento. Che nel frattempo magari ne esca qualcuna. Ok, ecco qua. Boh, versiamo l'acqua che non ci serve e andiamo a recuperare le nostre pepite, ragazzi. Allora, vediamo la prima. Gira, gira. Allora, la prima, soffietto, ragazzi. Vediamo questa. Ancora soffietto. Vuol dire che sono pepite piccole, ragazzi. Ancora soffietto. Oh, incominciamo con la prima. Ecco la seconda. Queste sono un po' più belle, ragazzi. Eccoci qua. Chiaramente facciamo un bel po' di soldini che ci servono per la prossima puntata, ragazzi. No, che ho fatto? Che ho fatto? Allora, aspettate un attimo ragazzi. Allora, devo prenderne ancora due. Perché mi butta fuori? Non ho capito. Allora, ritorniamo. Ok. Fermati. Ok. Perfetto, non ce n'è più, non mi sembra di non vederne più, no, possiamo anche versare. Ok, usciamo e andiamo a fare un altro carico, ragazzi. Siccome i tappeti sono 4, dovremo fare 4 carichi, ragazzi. Allora, andiamo a versare ancora il nostro secchio. Allora, eccoci qua. Stai un po' lontano perché ogni tanto lo butto fuori io. Eccoci qua, ragazzi. Ecco, le prime fasi del gioco sono queste, ragazzi. Piano piano fate un po' di soldini facendo questo lavoro. Siamo partiti con la prima canalina tutto manuale, pescavo anche l'acqua con i secchi. Poi oggi abbiamo messo la pompa dell'acqua, è già una cosa in meno che facciamo. Poi chiaramente si va avanti sempre meglio, però
per andare avanti ci servono anche soldini, ragazzi, eh? Non è che si va avanti così, si rischia, se compriamo secondo quello che compriamo, si rischia di stare senza soldi e poi siamo fregati. Vabbè, voi direte c'è sempre la banca per andare a chiedere un prestito, però insomma, cioè se chiedo un prestito perché magari devo andare a comprare un appezzamento mi sta anche bene, chiedere un prestito per andare a prendere i mezzi, insomma, non è il massimo. Allora, peschiamo le altre. Questa soffietto? Immaginavo, piccolina. Ok. Allora. Che dice Marco? Carlo controlla dove mette le pepite che dopo passiamo. Pensa a te, mi vogliono rubare le pepite, ragazzi. Ma pensa a te questi due. Allora, ogni tanto ragazzi perdonatemi ma sbaglio pulsante, ci sta. Allora, andiamo a prendere di nuovo. Ecco, invece di schiacciare la X schiaccio il quadrato. Vabbè, capita ragazzi. Oh, adesso ce la possiamo fare, eh? Ancora, vediamo questa. Ancora soffietto. Questa? Ah no. Allora, vediamo un po' se c'è qua... Ah, ce n'è ancora una! Guarda qua che ce n'è ancora una, ragazzi! Ce n'è ancora una! Meno male che non lo rovescio subito! Ce n'è ancora una! Eccola qua! Ok, questo lo possiamo rovesciare! Siamo arrivati nel frattempo, ragazzi! Con l'oro siamo arrivati a 190.911 grammi di oro! Per il momento, eh! Abbiamo ancora due secchiate da fare, questa più ancora una. Ok, andiamo a fare anche questo un po' più veloci magari. Ecco, velocissimi, caduto il piatto dentro. Ok, giù, prestiamo un po' di acqua, dai, butta fuori un bel po' di pepite, dai, su, un bel po' di pepettine, non piccole però, tutte pepite da soffietto mi sta buttando fuori. È il terreno che mi ha regalato, che mi ha venduto Marco, ecco, lo sapevo io. Dopo passiamo Carlo. Allora, andiamo ancora un po' a girare, chiaramente, un po' così, un po' così. Buona, tiriamo su. Allora, partiamo da qua, ok, e andiamo avanti così. In pratica, ragazzi, con il soffietto va a tirare quelle più piccole, in pratica. Quelle che sono un po' minuscole, diciamo, però chiaramente non butta via niente, eh. Io ne ho lasciato una indietro, qua. Ok, perfetto. Eccoci qua. Dovremmo aver finito. Vediamo un attimo se ce n'è qualcun'altra. No, possiamo buttare via tutto, ragazzi. Ok, facciamo l'ultima secchiata. Ieri ho trovato una pepita da 140 grammi. Mamma mia, la Madonna, è che... Ma vera, compai, non finta, la devi trovare vera, non nel gioco. Che è la volta che ci sistemiamo tutti. Allora, il secchio è vuoto, chiaramente, ragazzi, non ci servirà più. E questo è l'ultimo che andiamo a lavorare. Andiamo giù ancora, prendiamo la nostra acqua e incominciamo, come abbiamo fatto con gli altri, a girare. Come i veri cercatori d'oro, ragazzi, come i veri cercatori d'oro. Intanto siamo arrivati a 200.808 grammi di oro. Buca tutta santa, buca tua santa. Grande. Mi sa che stanotte vengo da te, Marco. Fabio Farme, ciao Fabio, ciao bello, ben arrivato.
Allora, eccoci qua. Sono già in cassaforte. Ok, ragazzi, abbiamo buttato fuori. Lo compro pure io, ragazzi. È una malattia che sta prendendo un po' a tutti. Sì, comunque il gioco è bello, te lo consiglio, Fabio. Poi per il prezzo che ha, secondo me ne vale la pena. Parliamo di 24 euro, ragazzi. 24 euro non è tanto, dai. Considerando quello che costano i giochi. Ah, piano piano. Ok, andiamo a prenderci le nostre pepite di nuovo, partendo sempre da qua. Ok. Perfetto. Questo è l'ultimo piatto che stiamo facendo, ragazzi, eh. Tanto, come vedete, io mano a mano che butto le pepite dentro, vedete, sale l'oro in alto a destra, ragazzi, nel riquadro dove c'è scritto oro aumenta. Se voi osservate come io butto la pepita dentro, vedete, aumenta mano a mano che andiamo a prendere le nostre pepite. Ecco di nuovo, 210.706. Vediamo se c'è ancora qualcosina. No, non c'è altro, possiamo anche buttare le nostre. Ok, lo andiamo a appoggiare qua. No, non lo devo appoggiare qua, ma lo devo appoggiare qua. Ecco, come non detto, ragazzi, prima vi ho detto che buttavo il secchio in terra. Ci prendiamo il nostro. Si è piantato? Ti sei piantato? Sì, piccolo baghettino. Ah, ecco, è uscito fuori, ragazzi, è uscito fuori. Andiamo, lo riportiamo là dove c'è la nostra pompa dell'acqua. Ecco, ragazzi, oggi io vi ho fatto vedere un attimino il lavaggio. Abbiamo aumentato anche la canalina, lavoriamo con quattro tappeti piuttosto che con due, e abbiamo l'acqua in automatico piuttosto che andare a raccoglierla con i secchi. Ok, questo lo molliamo qua, ci prendiamo il nostro pick up e ce ne andiamo dal fabbro, ragazzi. Ok, andiamo a prendere il nostro pick up. Accendiamo i fari, frena a mano, via, andiamo a cercare il pick up. Ecco Petrucca, vedi il terreno che ti dicevo? Guarda qua cosa c'è da scavare, vedi? Per quello ti dicevo, non lavoriamo sempre là. Ci abbiamo un terreno immenso da tirar su qua, veramente. E questo è il prossimo episodio che andremo a vedere, ragazzi. È circa 3 anni che c'è, ma per PC, sì, per PC è un po' che c'è, certo, per PC è un attimino che c'è, per PS4 è uscito ultimamente, ragazzi, lo so anch'io che c'era per PC, ragazzi, io chiaramente lo porto per coloro che come me hanno la console. Ok ragazzi, andiamo avanti, si va con l'escavatore lì. Sì, esatto, lì si va con l'escavatore. Poi andremo a vederlo nel prossimo episodio. Vi porterò anche quello. Andremo a fittare l'escavatore, andremo a portare l'impianto di lavaggio. Piano piano vi mostro tutto, ragazzi. No, dove sto andando io? Devo tornare indietro. Ed è anche su Gold. Anche su Gold Rush è sempre buio come SnowRunner, più o meno sì, più o meno sì. Hai ragione Nico. Però vabbè, anche qua volendo poi. Qua se c'è una roulotte nelle vicinanze potresti mandare avanti il tempo, volendo sì. È Marcello che non dorme, è più o meno. No dai, domani un weekend di riposo, ragazzi. Sabato e domenica, lunedì faccio il primo, mi vada a Dio, ragazzi. E dovrebbero, ecco, a parer mio, dovrebbero mettere a posto un po' questo caricamento del gioco, ecco, studiare magari un altro metodo. Sei in riserva e poi andremo a fare benzina, dai, stai calmo, poi andremo a fare benzina. Anche il pick up ha bisogno di benzina, ragazzi. O di gasolio, meglio gasolio.
te lo meriti un po' di riposo, un pochettino, sì. No, torna indietro, che questa volta non sbagliamo. Tanto dobbiamo andare dal fabbro, passiamo da qua. Sì, Marco, ho bisogno un po' anche di riposarmi, dunque un bel riposo. Poi settimana prossima faccio il primo, esco a 1:30, tutto il pomeriggio a casa, bello tranquillo. Allora ragazzi, da qua andiamo al fabbro. Ci siamo quasi, andiamo al nostro fabbro. Eccoci qua, siamo arrivati dal fabbro. Ok, mettiamo il freno, spegniamo i fari e spegniamo anche la macchina. Via, si va dal fabbro. Ciao Luca, ciao bello, ben arrivato Luca. Allora ragazzi, entriamo dal fabbro e consegniamo l'oro, così poi ce lo lavora e ci dà i lingottini. Allora, andiamo con le nostre R2. Migliora, vendi magnetite, vendi minerale grezzo. Sì, poi c'è anche la magnetite, però lo vediamo piano piano. Ciao Massimo, ciao Massimello, ben arrivato Massimello. Allora, vediamo un po'. No, lasciamo tutto così, qua io non voglio toccare niente. Allora, prezzo dell'oro 17.08 dollari, ragazzi. Dunque facciamo vendi. Chiaramente, allora ragazzi ve lo dico, chiaramente per fare questo lavoro c'è un costo, vi vengono scalati dei soldini. Allora vendiamo. Io dopo 5 anni di notti mi godo la meritata pensione. Hai ragione Fabio, lavoravi di notte, un bel lavoro anche quello Fabio. Cos'è che facevi la notte? Sì, ci possono essere anche prezzi variabili volendo, però questo lo devo studiare bene, ragazzi, devo capire un attimino. Devo capire un po' il paragrafo e studiarlo un attimino. Io adesso l'ho venduto così. Allora, vediamo un po' se ce lo fa prendere il nostro oro. Vediamo se è pronto. Non ancora, ci vuole un po' di tempo. Ah, la guardia notturna, immagino, allora lavoravi solo di notte, immagino Fabio. Goditela tutta la pensione, guarda, goditela tutta veramente. Allora ragazzi, io sto aspettando che mi butta fuori. Ui, stai facendo? Quantità d'oro, costo, tempo, oro perduto. Non l'ho venduto? Come non l'ho venduto? Ah, forse no, hai ragione. Allora, vediamo un attimino, aspetta, Ah, ok, certo che non l'avevo venduto, ragazzi. Adesso dovrei averlo venduto, non ne ho più oro, infatti non ne ho più, l'ho venduto tutto, ragazzi. Dobbiamo aspettare un attimino. Sì, dovremmo aspettare un attimino. Teoria mi dovrebbe dare quando è pronto il lingottino. Vediamo un attimino se ce lo dà. Aspettiamo un attimo, ragazzi, perché in teoria dovrebbe buttare il lingotto fuori. Sono diventato un pipistrello, mi dice Fabio. E beh, lavorare la notte sì. Lavorare la notte, ti capisco, perché io per parecchi anni ho fatto il panettiere e so cosa vuol dire lavorare la notte. Io per un po' di anni ho fatto il panettiere, Fabio. Mi alzavo alle 2 di notte per andare a lavorare. Allora, vediamo un po' se ci dà questo benedetto oro. Ragazzi, mi sa che mi ha fregato. Me l'hanno già rubato, Marco e Carlo me l'hanno rubato. Anche perché io non ne ho più oro, l'ho dato tutto. Dunque mi dovrebbe dare il lingottino. È scappato dal retro il fabbro.
No, però in teoria dovrebbe darmi il lingottino, ragazzi, però magari c'è da aspettare. Perché oro, come vedete, è zero, non ne ho più. Non riesco a capire cosa sia successo. Magari era un po' tanto, c'è da aspettare. Non ne ho idea. Fai il tempo a fare il pieno al pick up? Sì, chiaramente sì. Facciamo così, ragazzi, andiamo a fare benzina e poi torno, dai, strano tutto sto tempo. No, era un bel po' l'oro, Marco, era un bel po', mi dovrebbe dare, sì, in teoria mi dovrebbe dare il lingottino, però non riesco a capire come mai non me lo dà. E chiaramente non avendo niente, non posso vendere niente. Non è che lo hai venduto direttamente? Ho capito, l'ho venduto direttamente, c'ho 5.713. Cioè, soldi non ne ho, Marco. Se l'avessi venduto direttamente dovrei avere i soldi, in teoria. Sei sicuro di voler acquistare questo aggiornamento? No, ma anche no. Non voglio acquistare niente. Ah, poi gli altri hanno il lucchetto, dunque non... tutta roba che si sblocca. Ok. Ragazzi, aspettiamo un po', dai. Vado, nel frattempo vado a fare il pieno al pick-up, come dice Petrusca. Ah, si può aprire anche il cofano qua, ragazzi. Si cambia il filtro. Guardate qua, posso cambiare anche il filtro, spettacolo. Pensa un po', questa l'ho vista adesso, ragazzi. Prima avevi 2000 venduto direttamente? Ah, dici che l'ho venduto direttamente, ho guadagnato così poco? Oh la madonna. Mi sembra un po' pochino quello che ho guadagnato, sinceramente. No, non ci dà altro, allora l'ho venduto direttamente, cammina senza filtro. No, ragazzi, allora ha ragione Petruca, l'ho venduto direttamente. Con il lingotto prendi un bel po' di soldini, infatti io pensavo che mi buttava fuori il lingottino, non riesco a capire perché non me lo butta fuori. Cioè, tutto l'oro, io ho 4 tappeti d'oro, ragazzi, 5.000 e basta? No, secondo me c'è qualcosa che non va. Non riesco a capire cosa sia successo, ragazzi. Hai cliccato per vendere e non per convertire? Ma appunto, io ho sempre fatto lingotti, ragazzi, ho sempre fatto lingotti. Almeno che ragazzi, io ho fatto qua. Ok. Invece dovevo farlo qua il coso, ti fa l'oro qua, è vero. Vabbè, ho cannato, ragazzi, stasera sbagli sempre a cliccare. Ho cannato, dai. È andata, vabbè, sono 5, in pratica sono 5.713, 5.000 dollari sarebbero, no? Vabbè, fa niente, ragazzi, fa niente, dai. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un attimino il prossimo episodio, cosa dovremo portare. Dovevo fare fondi, ha ragione Marco. Vabbè, pace a me, ragazzi, capita anche questo. Allora, il prossimo episodio, andiamo a vedere il giornale di bordo, ragazzi. Giriamo un attimino, ecco, questa è la canalina come andava montata e tutto quanto. Il prossimo episodio andrò a fare il grado 2. Vedete? Il prossimo episodio andremo a fare il grado 2 e porteremo altri macchinari. Abbiamo, dunque, mi dice un impianto di lavaggio mobile,
che sarebbe il macchinario, il primo macchinario. Abbiamo la pompa dell'acqua, abbiamo un generatore di corrente, abbiamo dei tubi, tre secchi. Penso che ci sia anche una canalina per la magnetite, ragazzi. Insomma, c'è un po' di roba. Io mi fermo alla prima pagina perché non voglio farvi vedere altro. Così il prossimo episodio andremo a vederlo insieme, ragazzi. Ok, ragazzi, ci prendiamo il nostro pick-up. Sì, ma la benzina non spendo tanto. Allora, devo accenderla prima. Accendiamo i fari, togliamo il freno a mano. Ok. Boh. Allora, ragazzi, andiamo a fare benzina. E per oggi ci fermiamo. Il prossimo episodio, vi avverto già che andremo a vedere un mezzo, eh. Cominceremo a usare il primo mezzo col prossimo episodio. Adesso mettiamo un po' di benzina al nostro pick-up. E ho canato, invece di convertirli per fare lingotti d'oro, li ho convertiti e mi ha dato direttamente i soldi. Chiaramente così ho perso un po' di soldini, però vabbè, pace e ame, ragazzi. Allora, andiamo un pelino più avanti. Fermati qua. Ok, Carlo, facciamo rapina Marcello Simulator. Allora, mettiamo la nostra benzina al pick up, ragazzi. Eccoci qua. Facciamo un po'. No, vabbè. Facciamo il pieno, dai. Ok. E rimettiamo a posto. Forse era meglio se te lo facevi, se te la facevi rubare. Ma sì, ragazzi, fa niente, fa niente. Recupereremo, non è un problema, ragazzi. Recupereremo senza problemi. Il primo episodio, infatti, ho fatto il lingotto, sono andato a venderlo in banca e ho fatto un po' più di soldini. Però dai, anche così non sarebbe male, ragazzi, dai. Poi chiaramente volendo posso anche rifare un altro po' di pepite e andare a vendere di nuovo loro, questa volta facendo il lingottino. Però vabbè ragazzi, lo facciamo la prossima volta. Ma sì, ma infatti non mi preoccupo neanche, guarda, non mi preoccupo perché poi quando andremo a fare il prossimo episodio la lavorazione sarà più grossa. Insomma, lì veramente cominceremo a guadagnare veramente tanti soldini. Scommetto che dopo la... No, ma no, Pietro, dopo la live non faccio niente, mi fermo e vado a mangiare un boccone, devo ancora cenare, Pietro. Allora, no, adesso torno nel campo e mi fermo lì, ragazzi, mi fermo lì. Così il prossimo episodio andiamo a capire. Chiaramente poi ragazzi, chiaramente tutti i pezzi che io ho comprato, che sono la canalina, l'espansione, tutto quanto, avete anche la possibilità di rivenderli, eh? Non è che tutto quello che comprate poi lo dovete tenere, potete anche rivenderlo. Una volta che non lo usate più perché magari passate con macchinari migliori, andate avanti, con escavatori, con i camion, con i trasportatori. Tutto quello che avete usato prima a livello manuale, intendiamoci, potete rivenderlo. Ok. Marcello si rifà 4 secchiate di pepite. Sì, beh, chiaramente, pian pianino, ma infatti io sto partendo piano piano per far vedere tutte le cose del gioco, Marco, per non partire subito con i mezzi e insomma, chiaramente è bello vederlo passo per passo. Ecco, per dirvi, vi dicevo che i pezzi li potete vendere. Io adesso fermo qua il nostro pick-up. Ok. Non vedo l'ora di usare il Frankenstein. E che è il Frankenstein, Marco?
Allora, questa che è la canalina manuale, volendo la potete vendere anche qua. Vi faccio vedere, ragazzi. Volendo potete venderla anche qua. L'appoggiate su questo trigger, vedete qua sopra, venite qua nella cassa, vedete 25 dollari il prezzo. Se la volete vendere, siccome a me non serve più, io la vado a vendere, non mi serve, tanto c'ho quella con l'acqua. Allora, vendi, confermi, ok, abbiamo intascato 25 dollari perché ho venduto la canalina. Ecco quello che vi dicevo, ragazzi, chiaramente i pezzi che poi non andrete più a usare, siete sempre in tempo per andare a venderli. I pezzi, i mezzi, non siete obbligati a comprarli, le prime volte li potete anche affittare tranquillamente senza nessun problema, poi comunque andremo a vederlo nel prossimo episodio. Ragazzi, io mi fermo qua, oggi vi volevo far vedere questo discorso del lavaggio un po' in automatico, che è stata la pompa che abbiamo montato assieme, eccola qua, che poi andremo a usare anche nel prossimo episodio, perché abbiamo bisogno di questa, però abbiamo anche bisogno di tanta altra roba. Nel prossimo episodio Zingarello vi porterà tutto il resto e incominceremo a usare il primo mezzo incominceremo a usarlo. Ragazzi, io vi ringrazio, mi fermo qua, spero che la live vi sia piaciuta, ringrazio Marco, Pietro, compare Carlo e tutti quanti, ragazzi, e vi do appuntamento alla prossima, poi vediamo se portare subito immediatamente un altro episodio di Gold Rush o anche SnowRun, o se no anche Farm Simulator. Ok, dai, un abbraccio a tutti, vi ringrazio, ciao ragazzi, alla prossima, ciao, buona serata.